Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale. Allora, non so voi, ma io sono sempre stato un appassionato di sport adrenalinici, però da lontano, nel senso che alla fin fine, a parte un paio di salti in tandem col paracadute, non ho fatto niente. La tuta alare è secondo me una cosa fighissima, che però per ovvie ragioni non è così semplice da provare, e quindi la VR, come spesso accade, viene in nostro soccorso. Sono qui per parlarvi, come potete vedere, di Rush VR, un gioco molto bello, però l'ho provato fino al momento, divertente, in cui appunto voi dovrete buttarvi da una base fissa, quindi tipo base jumping, però con la tuta alare, e dovete volare attraverso questi checkpoint. Non siete obbligati, però se li saltate perdete 5 secondi, e cercare di arrivare primi, almeno nella modalità race. Ci sono, credo, se non ho capito male, perché l'ho iniziato non da moltissimo, 4 piste, 4, diciamo non piste, scusate, 4 ambientazioni VR, 4 ambientazioni di salto diverse, queste sono le montagne, divise in 25 diverse discese, con condizioni al tempo diverse, condizioni meteo varie, eccetera eccetera. Oltre a quello c'è la time attack e c'è l'online. Onestamente l'ho provato poco, però per quello che ho provato ho visto che non parte immediatamente, il che è un po' un problema. Guardate che bello, sono morto. Se vi schiantate vi troverete questo bellissimo teschio e dovete ripartire dall'inizio. Dicevamo, l'online non parte sempre, almeno io per il momento ci ho messo proprio un 30 secondi, non è partito, mi sono un po' annoiato e sono ripartito con, diciamo, la campagna principale del gioco. Le piste vengono sbloccate prendendo punti, vedo che si ottengono punti arrivando primi, secondi e terzi, e ci sono un paio di dinamiche di gameplay interessanti secondo me, che vi stimolano a rischiare un po' di più. Allora, come vedete, al centro e basso del mio HUD, c'è una barra di caricamento che si carica sia passando attraverso il checkpoint, sia volando basso, comunque vicino alle scogliere, agli alberi, eccetera eccetera. Quando l'avete caricata oltre almeno il primo step, con la pressione dei due trigger frontali attivate un turbo che vi scarica la barra e vi dà un boost. Quindi è interessante perché vi stimola a rischiare un po' e a darvi un po' una sensazione di pericolo, non eccessiva devo dire, però il gioco, per quanto abbia una sola modalità, un solo modo di giocare, cioè dovete sfidare gli altri nell'online o comunque sfidare l'intelligenza artificiale nella campagna, oppure sfidare i vostri tempi, però è divertente, almeno a me piacciono anche questo tipo di cose. Io da ragazzo giocavo ai giochi di auto per migliorare i miei tempi e era molto divertente. Vediamo di evitare di crepare un'altra volta. Wow, ok, guardate che meraviglia. Ah, dimenticavo, la versione, questo gioco è disponibile sia per PC VR che per Oculus Quest che per PlayStation VR. Questa è la versione, scusate, è la versione per Oculus. Ho provato anche quella per PC, ovviamente è più definita, è più bella, però devo dire quella per Oculus si difende molto bene, quindi la continuerò su Oculus, anche perché, scusate, su Meta Quest, anche perché non c'è il cross saving, quindi se andate avanti con la campagna su una piattaforma, awesome run, non potete, cioè quando la prendete su un'altra non l'avrete i punti salvati. Siamo arrivati terzi, un risultato non eccezionale, ma andiamo avanti. Nel frattempo potete giocare sparando con le armi nerf e vediamo un attimo, continua. Questa, diciamo che è la lobby, ogni volta che otterrete un punteggio buono vi farà scaricare, vi farà sbloccare skin. Questo mi piace, la voglio.
Interessante come adesso sono all'inizio della seconda e ho fatto anche pochino della prima. Vede? Questo giro nevica. Proviamola che non l'ho ancora provata neanche io. Let's go. Per partire è molto semplice, basta inquadrare il centro e lanciarsi. Ovviamente, ve lo ricordo per sicurezza, questo è un gioco che se soffrite di motion sickness, nonostante ci siano diverse opzioni di, per cercare di ridurla, è praticamente si basa esclusivamente o quasi sul movimento libero. Quindi vuol dire che se soffrite di motion sickness, questo per voi è tosto. Questo è veramente... che bello! Acceleriamo, via. Vi farà stare male, dicevo, se soffrite di motion sickness. Quindi il mio consiglio è di arrivare a questo gioco con calma. Prima fate altri giochi per abituarvi al linguaggio della realtà virtuale, di modo che non state male con questo, prima che poi date la colpa a me che vomitate in VR. Questo qua è un gioco, come dicevo, bisogna arrivarci per gradi. Guardate che meraviglia i paesaggi che vi offre questo gioco. Io veramente lo inizio, vi ripeto, da non molto, come avete visto, però sono già mezzo innamorato. Mi diverte, mi stimola a giocarci, mi stimola a migliorare i miei tempi. C'è una leaderboard, ovviamente, dove volete verificare come siete rispetto al resto del mondo. Vediamo un po' se riesco a battere almeno la realtà virtuale, l'intelligenza artificiale. Direi di sì. Allora, vi faccio vedere un paio di cose. Vedete, tipo la wingsuit che si può cambiare ottenendole, come avete visto, con ottenendo dei buoni risultati nelle discese, le varie opzioni. Giusto, dimenticavo, potete anche, allora voi governate la discesa con, almeno io ho scelto di governarla col movimento delle mani, quindi se faccio così scende, se faccio così sale, e destra sinistra. Volendo potete farlo anche o inclinando la testa oppure guardando. Secondo me è più immersivo con le mani, perché per quanto ci possa capire mi sembra che somigli un po' di più alla realtà. Facciamo, diciamo, un'altra pista, però la voglio fare sempre al tramonto, anzi durante la pioggia, voglio far vedere qualcosa di carino. Ecco, vedete, non so se riuscite a vederlo, quando piove vedete davanti a voi dei rivoli che scorrono sulla vostra maschera. Idem, ci sono in giro delle cascate, se basta vincere le cascate si bagna. Secondo me è una cosa molto 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 carina che volevo farvi vedere. Allora, partiamo. 3, 2, 1, go! La tracklist non è eccezionale, nel senso non ci sono tantissime musiche, però alla fin fine ve ne dimenticate abbastanza subito. Ad esempio questa pista l'ho provata con la PC VR, si vede, diciamo, molto di più l'effetto ad esempio dell'erba, cioè qui sembra un colore unico, invece se usate il PC sembra molto più realistico. Però vi ripeto, la versione Oculus, la versione Meta Quest, scusatemi, secondo me regge il colpo e non vale la pena usare anche il PC. Poi oh, ragazzi, ovviamente sono scelte, le specifiche hardware del PC non sono eccezionali, quindi potete giocare anche con PC di fascia, diciamo, medio-bassa, secondo me, o comunque non aggiornatissimi, come è appunto il mio. E qua la cascata di cui vi parlavo, adesso ci passiamo anche in mezzo, via. Vedete le bollicine, eccetera, eccetera. Secondo me sono chicche che sono carine comunque da fare. Poi è carino anche comunque questo approccio in cui, sì, dovete passare attraverso i checkpoint, ma l'approccio, come vi avvicinate, è libero, il che è carino, non vi obbliga a fare una strada sola. Ripeto, potete anche saltarli, ma perdete 5 secondi ogni checkpoint saltato, Direi dopo questa pista ne facciamo un'altra di questa mappa, con magari alla sera, che secondo me è sempre bella, e poi vi saluto. Andiamo, via. Guardate ragazzi che bello, le piste al tramonto a me personalmente piacciono veramente tanto. E comunque vi ripeto, la resa su Quest per me ha del miracoloso. Partiamo, via. 3, 2, 1, go!
vede i cerchi che appaiono intorno agli altri giocatori, sono ovviamente il turbo che hanno attivato, appare ovviamente anche a voi, solo che non lo vedete. Ecco, su PC quando attivate il turbo c'è un effetto grafico più bello secondo me rispetto a questa specie di cerchiettino che appare subito, vi dà un po' più l'idea di che sta accelerando, però vabbè, sono inizi secondo me. Allora ragazzi, niente, questo è il gioco, a me come vi dicevo sta piacendo veramente molto, io ve lo consiglio su tutte le piattaforme. Adesso ovviamente non ho provato, mi sono tirato una cassa in faccia, non ho ovviamente provato la versione PlayStation VR perché semplicemente non ce l'ho, però la versione MetaQuest secondo me è molto carina, vale la pena di essere giocata e comunque il gioco secondo me vale la pena di essere preso. Certo, se vi annoiate a fare gare o a migliorare i vostri tempi, probabilmente la longevità non sarà eccezionale. Se viceversa vi divertite in queste cose, il gioco potrebbe piacervi veramente molto. Per questo video è tutto, io vi saluto, alla prossima e ciao ciao!